Cari amici, è Natale e credo che Natale è una buona notizia. Noi siamo in un mondo in cui tante volte si insiste sulle cattive notizie, no? E allora uno si deprime, guarda al futuro con paura e si chiude in se stesso, le relazioni diventano complicate, difficili, talvolta si vive con più nemici che con amici. E io credo che il Natale ci dice che forse noi possiamo costruire un mondo più bello. È la luce di Dio, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini amati dal Signore. La gloria di Dio non è quella degli imperi che hanno i loro sudditi. La gloria di Dio è la pace tra di noi. Quanto sarebbe bello vivere in pace. Quanto sarebbe bello essere fratelli e sorelle in questo mondo, in questo tempo difficile di tante sofferenze, anche nella nostra terra. E allora io credo che il Natale, Gesù non nasce come un imperatore. Certo, Cristo Re lo chiama la Chiesa, no? Giustamente, ma è un re che nasce in una mangiatoia, è circondato, rifiutato da tutti, perché lui si è identificato con i piccoli, i poveri, fin da subito, e poi nella sua vita terrena, e poi dal cielo, li protegge e sono i suoi amici privilegiati. Ecco, io vorrei, mi piacerebbe che il Natale fosse per tutti noi, per le vostre famiglie, per chi soffre, per gli anziani soli, per le persone malate, per le famiglie in cui c'è difficoltà economica perché magari il lavoro è diventato difficile o qualcuno l'ha perso. Ecco, io vorrei che ognuno sentisse la mano di Dio su di lui che lo protegge, lo aiuta, la mano di Gesù. La tende sempre per tutti, soprattutto per chi ha più problemi, chi è più impaurito, chi si chiude in se stesso. Oggi la tende a voi, prendetela. Ognuno di noi prende la sua mano. È la luce di Dio. E noi, quando incontreremo gli altri, potremo essere un po' luce anche per gli altri, perché c'è bisogno di luce, di vedere, di vederci, di capirci, di incontrarci, di ascoltarci. Spero che il Natale sia questo. Ve lo auguro a voi, a quelli che festeggiano con voi il Natale, lo auguro a tutti, anche a quelli che magari sono più sofferenti e non hanno anche la possibilità di sentire un augurio di gioia e di pace. Auguri davvero, buon Natale a tutti e vivete in pace, costruite pace in questo mondo diventato tanto difficile, le guerre sono tante, pregate sempre per la pace, soprattutto in Terra Santa, in Ucraina e nel mondo intero. Tanti auguri, auguri davvero di cuore.